Buonasera a tutti, sono Paolo Ravazzani, il direttore dell'Istituto di Elettronica e Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E siamo dopo l'estate, riprendiamo i nostri giovedì dell'Istituto, giovedì di IT, in cui ci incontriamo qualche minuto, un'oretta, una cosa veloce alla sera per scambiarci qualche idea sull'innovazione, su cosa c'è nel futuro, ovviamente degli argomenti e delle tematiche a cui noi siamo interessati, e qui in particolare innovazione, digitalizzazione, comunicazione e telecomunicazione indubbiamente sono centrali, andando ad ascoltare l'opinione, il parere, il pensiero di esperti e di scienziati che vengono dall'accademia, dalla ricerca, dall'industria. E stasera abbiamo davvero l'onore di avere con noi Anna Grassellino, che è un fisico ed è un ingegnere, e che è il direttore del National Quantum Information Science Superconducting Quantum Material and System Center negli Stati Uniti. Ed è davvero un onore averla con noi. Passo immediatamente, per non rubare tempo inconvenevoli, passo immediatamente la parola a Lucanos, al nostro Lucanos Trambini, che così potrà introdurre la dottoressa. Lucanos, a te. Grazie Paolo per la parola e mi diciamo collego a quanto hai detto giustamente Paolo, che è un onore e un piacere avere Anna nella nostra serie di seminari a introdurre queste tematiche che sono di notevole impatto sia diciamo sull'attività di ricerca in generale, quanto anche sulle ricadute che potranno poi avere in un futuro non troppo lontano sulla diciamo, vita quotidiana di tutte le persone. Perché appunto diciamo, Anna che nasce come appunto ricercatrice e senior fisica sui materiali, sulla superconduttività radiofrequenza, le sue competenze l'hanno portata ovviamente nella posizione attualmente in cui si trova, ma a ottenere notevoli risultati in questo ambito tecnologico che come ricadute, una delle più importanti è stata quella, o diciamo più significative, quello che ha riguardato appunto la sua applicazione nell'ambito dell'informazione quantistica. Per i risultati che ha ottenuto e la ricerca sviluppata ha ricevuto diversi premi di notevole rilievo, tra cui cito appunto quello che ha ricevuto nel 2017 dal presidente Barack Obama, il Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers, e oltre a una serie di premi appunto anche nell'ambito dell'European Physical Society e così via. Diciamo è stata incaricata in un certo senso dal governo americano di sviluppare nell'arco dei 5 anni, se vogliamo, il più potente supercomputer quantistico al mondo, quindi alla guida di un team di notevole rilievo e con un finanziamento che si aggira intorno ai 115 milioni di dollari. Quindi veramente un progetto notevole e importante, e quindi anche una responsabilità non indifferente per Anna, che quindi comunque sia è un ulteriore, diciamo, un'ulteriore gratificazione diciamo, manifestazione delle sue capacità e delle competenze acquisite nel settore. E tra le altre cose, anche se magari è per quanto riguarda l'ambito è meno scientifico, però comunque mette in evidenza le sue capacità, le sue competenze. È stata insignita nel 2020, nominata qui in Italia dalla rivista D della Repubblica come donna dell'anno. Quindi questo, diciamo, ultimamente è comunque, dal mio punto di vista, un onore e diciamo, un modo anche di manifestare la competenza che si acquisisce in Italia. E ricordo che Anna è laureata a Pisa, in ingegneria a Pisa, e ha avuto lo stesso tutor docente che ho avuto anch'io, il professor Nannini, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. E quindi ecco, questa è un'ulteriore manifestazione di come la preparazione che si raggiunge in Italia possa consentire di raggiungere vette di diciamo, notevole rilievo.
Non voglio rubare altro tempo ad Anna, come dicevo, diciamo, per noi non ci sono problemi per fare in inglese la presentazione. E semmai alla fine, nella sezione di domande, se non è un problema, si può fare anche un po' in italiano, un po' in inglese, insomma, a seconda di... Se preferite in italiano, possiamo fare la presentazione in italiano, dipende da quello che preferite. Come vuoi tu, Anna, non ci sono Va problemi. bene, ci proviamo assolutamente. Se posso solo intervenire, scusatemi, ho dimenticato una cosa che sembra secondaria, ma invece molto importante, soltanto di avvisare tutti i partecipanti, di solito lo dico all'inizio, tutti i partecipanti che la serata, l'evento viene videoregistrato e che la videoregistrazione andrà sulla pagina YouTube dell'Istituto. Lo dico a favore ovviamente di tutti i partecipanti perché è un'informazione assolutamente dovuta. Scusatemi l'inciso e lascio la parola alla dottoressa Grassellino. Grazie mille dell'invito, per me è davvero un grande onore e piacere condividere con voi un po' della nuova, questa nuova exciting adventure di questo nuovo centro nazionale del Dipartimento dell'Energia che si chiama Superconducting Quantum Materials and System Center. Grazie a Lucanus Strambini per l'invito e grazie per aver ricordato il professore Nannini che ci accomuna. E, come Lucanus ha detto, il mio background è ingegneria elettronica all'Università di Pisa. Con una tesi in microelettronica, appunto, con il professor Nannini, e ancora all'oggi devo dire che gli insegnamenti di Pisa sono un po' quello che mi trovo a fare all'oggi, che è essere all'intersezione tra le proprietà dei materiali, la nanostruttura e dispositivi micro-nanoelettronici che vanno oggi a essere un misto in realtà di materiali semiconduttori e materiali superconduttori, come vedrete in questa presentazione. Allora, riuscite a vedere le slides che avanzano? Sì, Sì? sì, sì, sì. Bene, grazie. Allora, comincio con un'introduzione sul quantum computing. Prima di andare nei dettagli di questo nuovo centro, qual è l'idea base per un quantum computer? È quello di utilizzare qubits instead of bits. Quindi i nostri computer classici si basano, l'informazione viene processata tramite bits classici, appunto quindi 0 e 1. Invece per il computer quantistico l'informazione viene codificata attraverso quello che si chiama il qubit, che è un dispositivo che può essere, sono dispositivi che possono essere realizzati, come vedremo in questa presentazione, con diversissime architetture, quindi c'è tanta ricerca all'oggi in diverse architetture per andare a realizzare un qubit, ma qual è il punto principale che accomuna questi qubits? Che non solo possono essere appunto in stato 0 e in stato 1, ma anche in quello che si chiama una sovrapposizione di stati 0 e 1. Quindi vanno a funzionare con principi di fisica della meccanica quantistica che sfruttano appunto questi due principi molto importanti, molto unici, che si chiamano superposition, sovrapposizione degli stati, e entanglement. Grazie a queste due proprietà così importanti, così uniche e anche un po' controintuitive rispetto a quello che è il modo in cui noi, il nostro cervello, è abituato a vedere il mondo circostante, il qubit potenzialmente può fare di più, può fare di più rispetto a un bit classico e può andare a fare e consentire a un computer quantistico di fare di più o di fare dei calcoli in maniera diversa e più potente, non per tutte le applicazioni, ma per certe applicazioni. Dal punto di vista un po' semplificato, se vogliamo, uno può immaginare il parallelo tra un bit e un qubit, come è mostrato in queste immagini qui. Quindi, appunto, facciamo questo parallelo. Basandosi appunto sul fatto che i qubits sfruttano queste proprietà molto particolari di superposizione e entanglement, un computer quantistico può dare potenzialmente una capacità computazionale superiore. Si parla di, diciamo, velocizzazione esponenziale per alcune applicazioni particolari. Quindi quello che stavo dicendo quando si è disconnesso era che quando un computer non rimpiazza il computer classico per qualsiasi applicazione, non va a rimpiazzare il computer classico per fare 2 più 2, ma va a rimpiazzare il computer classico per determinate applicazioni dove appunto il computer classico impiegherebbe tempi proibitivi, si parla di centinaia, migliaia di anni per certe applicazioni.
che descriveremo, mentre appunto pochi secondi per un computer quantistico, quindi questo è il vantaggio esponenziale. Cosa sono queste diverse potenziali applicazioni? Questo è un campo molto in infanzia, quindi questo è un messaggio importante, quindi quando mi si chiede spesso a cosa serve il computer quantistico, non è che una risposta chiara esista ancora. Si sa dal punto di vista teorico che ci sono certe applicazioni per cui è stato dimostrato dal punto di vista teorico che il computer quantistico può battere il computer classico. Dal punto di vista pratico, solo alcune dimostrazioni, per esempio quella recente di Google, di quella che si chiama la supremazia quantistica, ma in realtà siamo in un periodo di infanzia dal punto di vista tecnologico e quindi sono più nella fase di ricerca che nella fase di aver già mostrato quali sono queste applicazioni, ma si guarda a diversi campi, si guarda per esempio a trovare large prime numbers multiplier, search di databases, simulare e predire il comportamento di molecole, interazioni tra molecole, quindi molta ricerca anche nel campo delle scienze della vita, nel campo della finanza. È appunto qualcosa che sta a cuore a quello che sia che facciamo noi qui a Fermi, per esempio la simulazione di collisioni di particelle. Questo è uno degli esempi principi, appunto nel 1994 Peter Shor dimostra che la fattorizzazione di un prodotto di numeri primi molto grandi può essere fatto su un quantum computer esponenzialmente più veloce che su un computer classico. Quindi questo sarà eventualmente il doom della RSA Encryption ed è uno dei motivi che guida gli investimenti pesanti che ci sono in diversi paesi a questo punto nel field del quantum computing, visto che i governi sono sempre molto sensibili al discorso di tecnologie che possono avere ricadute importanti dal punto di vista della sicurezza nazionale. Un'applicazione che sta più vicino al nostro background, al nostro cuore qui al Fermilab, viene dal famoso paper di Richard Feynman del 1981 di Simulating Physics with Quantum Computers. Questo è un estratto da questo paper, la famosa frase "Nature is not classical and if you want to make a simulation of nature, you better make it quantum mechanical". Quindi questi sono dei sistemi che vanno a funzionare con principi di meccanica quantistica e quindi se io voglio fare una simulazione di sistemi come particelle, atomi, molecole che appunto sono governate dalle leggi di meccanica quantistica, quindi andiamo a simularlo con una macchina che è più vicina a quello che è il loro principio di funzionamento. Quindi quali sono? Ci sono tante possibili applicazioni, tanta ricerca, tanto lavoro per andare a vedere cosa queste macchine possono fare in diversi campi. Quindi possono essere un tool per processare grandi set di data, trovare dei patterns e relazioni di causa-effetto che non siamo riusciti a scoprire prima. Quindi potrebbero essere dei tool per aiutare a predire più accuratamente diversi tipi di azioni nella società, trovare cause e cure per malattia e tanto ancora. Quindi qui c'è una lista delle cose che ho già menzionato, quindi collisioni di particelle, scienze della vita, finanza, traffic optimization, weather forecasting, ci sono tanto effort, almeno negli Stati Uniti, nell'investigare cosa l'hardware che all'oggi esiste può fare e un hardware che stiamo sviluppando cosa potrà fare. Questo è uno studio del Boston Consulting Group che è stato pubblicato di recente, che fa vedere un po' il potenziale impatto in base appunto a quello che è la speculazione di queste applicazioni che potranno essere consentite in diversi campi, di quello che potrà portare il field del quantum computer. Ovviamente l'esempio di impatto è molto grande e qui quindi potete vedere suddiviso in quella che è una timeline, noi ci troviamo in quella che si chiama la NISC era, quindi Noisy Intermediate Quantum Systems. Quantum Advantage è quello in cui si spera di entrare nei prossimi 10 anni, che altro non significa che semplicemente dimostrare davvero che un computer quantistico, un processore quantistico, faccia dei calcoli di impatto per la società in uno di questi campi che abbiamo menzionato. E poi full scale tolerance nella scala dei 20 anni. Adesso appunto, quindi qual è al momento lo stato dell'arte e come raggiungiamo questa era del quantum advantage e del full scale fault tolerance? Questo è quello che
a cui stiamo lavorando per esempio con il nostro centro e con gli altri centri che sono stati lanciati qui negli Stati Uniti dal Dipartimento dell'Energia. Ovviamente l'enfasi è sulla tecnologia, quindi al momento la limitazione è soprattutto sul fatto che i qubits sono molto fragili e quindi l'hardware è limitante. Voi riuscite ancora a vedere le slide che avanzano? Sì, okay, perfetto. Quindi spostiamoci sull'area della tecnologia per quantum computing. Quindi, come abbiamo menzionato prima, un qubit è l'unità base dell'informazione quantistica, serve creare due, quello che si chiama two levels quantum mechanical system, quindi un sistema con due livelli su cui io posso preparare per esempio una particella che può essere o nello stato 0 o nello stato 1 o appunto se non lo osservo può essere in questa sovrapposizione di stati 0 e 1. E quindi lo stato di un qubit viene descritto come si vede in questa grafica qui da quello che si chiama la sfera di Bloch dove descriviamo lo stato come un vettore che può essere 0 o 1 o una sovrapposizione appunto di stati 0 e 1 con dei coefficienti alfa e beta. Inoltre appunto si utilizza anche questa proprietà molto speciale dell'entanglement tra qubits, che altro non significa che se io preparo due particelle, un sistema con due particelle e poi le allontano a grandi distanze, l'entanglement consente di, nel momento in cui io vado a misurare una particella, la seconda particella lo stato della seconda particella va a essere determinato istantaneamente no matter what the distance between the two particles is. Quindi queste sono due proprietà molto molto potenti e che vanno a dare appunto questo flavor molto speciale al computer quantistico. Quali sono i main challenges? Abbiamo bisogno di un qubit, quindi che possiamo manipolare, quindi questi due livelli energetici, ma che non va a essere confuso con altri possibili stati del sistema, quindi il controllo è un fattore importante e molto importante, quindi quello su cui ci concentriamo molto perché è uno dei main limiting factors today è the quantum coherence, quindi la coerenza degli stati quantistici, quindi quanto a lungo io posso mantenere questa sovrapposizione degli stati, che deve essere lunga abbastanza per riuscire a performare un large number of gate operations. Se il mio qubit mi dà un errore dopo pochi microsecondi non riesco a fare una computazione utile, quindi ho bisogno o di fare lo scale up del mio sistema con milioni di qubit e quindi fare l'error correction, fare diversi tricks per riuscire a processare abbastanza informazione, o altrimenti appunto devo veramente spingere per riuscire a migliorare il mattoncino, quindi il mattoncino chiave, il qubit, il tempo di coerenza. Ci sono diverse piattaforme, come menzionavo prima, per la realizzazione di questi qubit, le più disparate. Alcune sono in uno stato più avanzato di realizzazione, di ricerca, appunto per esempio quello che si chiama la piattaforma superconduttiva, di cui parleremo un po' più a fondo, ma ci sono tante altre piattaforme come per esempio, quindi una piattaforma superconduttiva, la particella che va a essere messa in sovrapposizione sono dei fotoni, quindi vado a controllare il mio sistema con dei fotoni a microonde, e grazie a questi circuiti superconduttivi che possono essere bidimensionali o tridimensionali, in pratica può essere rappresentato come un circuito RLC, dove però appunto l'elemento di non linearità è dato dall'aggiunzione di Josephson, quindi questo ne parleremo un po' più a fondo. E altre architetture per menzionarle, Trapped Ions, è anche un'architettura molto molto importante, che dimostra dei tempi di coerenza avanzati, ma ha più svantaggio dal punto di vista del controllo. Silicon Quantum Dots, topological qubits, ce ne sono alcuni che sono i qubit topologici, che sono più in uno stadio di teoria che essere già, non sono ancora stati realizzati dal punto di vista pratico. Quindi i giganti dal punto di vista dell'industria come IBM, Google, Intel e per esempio Rigetti Computing lavorano tutti su queste piattaforme superconduttive, quindi questi sono quelli più avanzati, forse perché appunto sono dei dispositivi macroscopici e quindi dal punto di vista della controllabilità, della fabbricazione e controllabilità, diciamo, danno dei grandi vantaggi. Quindi andiamo a fare lo zoom in sul quantum computing with superconducting circuits, come si capisce dal nome del nostro centro, dell'SQMS, noi ci concentriamo appunto su queste piattaforme superconduttive. Il processore di Google ha dato una, che sono circa 50 qubit, 53 se non mi sbaglio,
appunto superconduttivi su piattaforma 2D, hanno fatto questa recente dimostrazione della quantum supremacy, quindi hanno dimostrato un calcolo che ovviamente non è di impatto, di grande impatto, non è di importanza pratica, ma è una proof of principle, una dimostrazione un po' accademica del fatto che comunque questo processore è riuscito a fare questo conto, questo calcolo in pochi minuti, mentre un supercomputer avrebbe impiegato molto molto più a lungo. Sono quindi queste piattaforme superconduttive sono dei qubits basati sulle aggiunzioni di Josephson. Le architetture 2D impiegano quello che si chiama nearest neighbor coupling e sono limitate dal punto di vista della coerenza intorno ai 20-40 microsecondi in quelli che sono multi-qubit chips. All'oggi diciamo 50, una cinquantina, insomma nelle decine di qubits è lo stato dell'arte e questi tempi di vita sono appunto quello che è lo stato dell'arte. Ci sono dimostrazioni recenti di singoli qubit che raggiungono 500 o addirittura un millisecondo, però diciamo non è quello che viene realizzato di routine. E quindi molta enfasi è sul cercare di avanzare proprio questo, avanzare questo tempo di coerenza. Parliamo anche di architetture 3D dal punto di vista superconduttivo, che significa che, adesso lo faremo vedere, appunto che gli stati, che questi qubit superconduttivi non sono bidimensionali, appunto, ma sono delle strutture tridimensionali, e lì il vantaggio è che la coerenza può essere aumentata di molto. Quindi come sono composti questi superconducting qubits? Hanno due componenti principali, uno è appunto un circuito LC con un'aggiunzione di Josephson, questo si chiama transmute qubit. E poi una cosa che serve sempre è comunque un risuonatore, quindi una cavità. Nell'architettura 2D, vedete qui per esempio un qubit un processore a 8 qubit di Righetti, si ha abbiamo queste transmute qubits e poi abbiamo sempre risuonatori che sono semplicemente delle serpentine, quindi che vanno a inizializzare e a fare il readout degli stati dei qubit. Nell'architettura 3D questa serpentina si traduce in un oggetto tridimensionale, come per esempio queste cavità che vediamo qui in questa foto, che sono le cavità per esempio che noi abbiamo utilizzato per tanti anni qua al Fermilab per acceleratore di particelle. Lo stesso tipo di cavità può essere impiegato come un building block importante per appunto queste architetture 3D. Quindi anche in questo caso, anche nell'architettura 3D, serve comunque l'aggiunzione di Josephson, serve un elemento che ti dia la non linearità, però diciamo l'architettura 3D può essere usata in diversi modi, può essere usata semplicemente dove il risonatore ha un ruolo più passivo, di nuovo appunto per fare il readout, per inizializzare, per proteggere il qubit, ma può essere anche al contrario, dove il risonatore gioca un ruolo principale, dove si fa l'encoding degli stati e invece il transmute qubit va semplicemente a essere inserito dentro la cavità e gioca un ruolo di secondo piano, andando semplicemente a dare appunto questo elemento di non linearità per inizializzare in maniera inequivocabile questi due stati 0 e 1, dove andiamo a fare l'encoding dei quantum states. Quindi qui in questo cartoon vado a spiegare quello che stavo dicendo un po' a parole, come facciamo l'encoding di un qubit. Se noi vogliamo, quindi come immaginate, qui al Fermilab ci stiamo concentrando molto, ci concentriamo su entrambe le cose. Noi vogliamo spingere sia la piattaforma 2D che la piattaforma 3D, ma ovviamente quello che noi portiamo come vantaggio è la nostra esperienza decennale, le nostre facilities che sono state uniche nella dimostrazione di strutture di questo tipo 3D con tempi di coerenza molto elevati. Quindi è un po' la piattaforma che spingiamo, la nostra piattaforma principe. Quindi in questo caso per piattaforma SRF, come facciamo l'encoding del qubit 0 e 1 dentro la cavità? Quindi qui c'è un cartoon che fa vedere appunto questa è la cavità, dentro c'è questo 2D transmon e Un esempio 1 di come possiamo fare l'encoding di 0 e 1, degli stati 0 e 1 è chiamare il ground state, quindi se non c'è nessun fotone dentro la cavità come stato 0 e singolo fotone come stato 1. E questi si chiamano Fock states. Un esempio 2, per esempio, possiamo chiamare un numero pari di fotoni come 0 e un numero dispari come lo stato 1. E quindi in questo caso l'aggiunzione di Josephson, il transmon basato sulla aggiunzione di Josephson, è usato semplicemente per
creare e per operare questi stati quantistici. Questo è il caso qubit. Voglio anche menzionare che ci sono anche idee per realizzare quello che si chiamano i qubits. Quindi nel qubit, bit sta per binario, quindi due stati sono usati. Nell'approccio qubit si usano più di due stati, quindi abbiamo D energy levels, more than two, che sono usati appunto per la computazione. Quindi qui è un esempio, se noi prendiamo D equal N energy levels in un singolo modo, dentro la cavità, quindi questo qubit state potrà essere definito appunto come una sovrapposizione con N coefficienti di questi N livelli. Questi qubits sono delle piattaforme pure interessanti perché possono appunto consentire lo scale up più velocemente, quindi con una cavità col qubit realizzo due, realizzo un qubit, col qubit ho simultaneamente la possibilità che con una cavità ci faccio 8 qubit per esempio. E inoltre un altro vantaggio è che la connettività che prima abbiamo fatto vedere nel caso 2D è quello che si chiama nearest neighbor, quindi ogni qubit parla col vicino, con quello accanto. Nel caso della piattaforma 3D Qubit si ha che tutti parlano con tutti, quindi questo si chiama all-to-all connectivity, che può portare dei grandi vantaggi dal punto di vista di particolari algoritmi o simulazioni che altrimenti il nearest neighbor non consente. Allora, SRF, queste cavità SRF che sono appunto il nostro punto di forza qua al Fermilab, sono una piattaforma unica per l'implementazione dei qubits. Perché? Perché per riuscire a fare lo storing e il manipulating di questi many multi-photon states devono vivere long enough, quindi la coerenza della struttura è chiave, quindi anche se un solo fotone viene assorbito lo stato viene distrutto. Quindi esempio, ogni fotone nella cavità SRF vive, noi abbiamo dimostrato, tempi di coerenza superiori a un secondo, quindi uno stato, se noi vogliamo mettere 1000 fotoni, vivrà 1 diviso 1000, che comunque è un millisecondo, che è lungo abbastanza. Però se si cerca di realizzare questo su una piattaforma 2D, non c'è abbastanza coerenza, perché vai a dividere 20 microsecondi per questo numero e quindi diventa veramente, abbassa ulteriormente quel numero. Quindi con SRF, noi con questa piattaforma SRF stiamo cercando di fare il target, di controllare circa fino a 10.000 fotoni per ogni modo, che sarebbe equivalente a 13 qubit. Quindi una di queste cavità che noi usiamo negli acceleratori di particelle, grazie a questa grande coerenza, riesce a rendere fruibile questa piattaforma qubit con multi-photon states. Un'altra importante vantaggio potenzialmente, quindi un oggetto di questo tipo è lungo anche un metro, quindi uno può pensare che questo non sembra una piattaforma comunque molto scalabile. In realtà un altro vantaggio è che un oggetto di questo tipo richiede very minimal wiring, quindi noi abbiamo un input e un output, quindi un transmon e una di queste celle con un input e un output può diventare un processore di equivalente a anche più di 100 qubit. Ovviamente dal punto di vista dei controlli è complesso, ma è fattibile, quindi questa è una delle cose che noi stiamo cercando di spingere. Quindi il wiring è un punto importante, perché alloggi un processore di 50 qubit su piattaforma 2D, sì, è facile scalare a più qubit su una piattaforma 2D, ma alla fine il wiring va a occupare molto volume dentro quelli che si chiamano dilution refrigerators, perché tutta questa piattaforma di cui io sto parlando comunque vanno raffreddati a temperature di milli Kelvin, quindi andiamo vicini allo zero assoluto, e quindi questo è un altro limite importante nella scalabilità di un quantum computer alloggi, è quanto volume abbiamo disponibile a queste temperature di milli Kelvin. Ok, quindi spostiamoci adesso sulla US National Quantum Initiative. Nel 2019 l'US Congress ha richiesto la creazione di 5 dipartimenti, centri quantistici nazionali. Questa è un'iniziativa funded dal Dipartimento dell'Energia. Noi qua come Fermilab siamo funded interamente dal Dipartimento dell'Energia e in particolare
Fermilab è funded da Department of Energy, High Energy Physics. Questa è un'iniziativa che attraversa tutto l'Office of Science, quindi tutte le diverse agenzie sono, quindi Office of Science, High Energy Physics, Basic Energy Science, Nuclear Physics, ASCAR and more. Sono circa 620 milioni di dollari su 5 anni per sviluppare pure quantum computer, sensori, quantum communication. Davvero il goal è spingere per advances transformation, che sono transformation. Quindi questi non sono i primi fondi che erano investiti dal Dipartimento dell'Energia. Il Dipartimento dell'Energia investe moltissimo già da diversi anni sul quantum con quelli che si chiamano i programmi base, ma questi centri sono stati creati per fare delle cose speciali, per portare insieme il mondo dei laboratori nazionali con l'industria e con l'università. Quindi questo era uno dei requirement base per applicare a questi centri. E poi sono dei centri, l'altra cosa che era enfatizzata dal Dipartimento dell'Energia, che devono essere dei centri multidisciplinari, quindi questi fondi vanno dati appunto per portare insieme esperti da diversi campi, da diverse discipline che sono chiave per l'avanzamento di queste tecnologie QIS. Quindi noi abbiamo applicato come Fermilab per questo centro, è stato è molto competitivo, quindi c'erano circa 64 applicants da tutti gli Stati Uniti e 18 soltanto sono stati incoraggiati allo stadio dal pre-proposal al proposal, e poi da 18 soltanto 5 sono stati awarded. Quindi il nostro centro di Fermilab si chiama Superconducting Quantum Materials and System Center, e una cosa che era richiesta era che questi centri they need to address una cosa che si chiama Major Cross-Cutting Challenge, quindi un Major Cross-Cutting Challenge per il field QIS, e noi abbiamo scelto quello di Understanding and Eliminating the Decoherence Mechanisms in Superconducting 2D and 3D Devices with the Goal of Enabling Construction and Deployment of Superior Quantum System for Computing and Sensing. Quindi questo è il main challenge che noi abbiamo scelto di combattere, appunto i meccanismi di decoerenza nelle piattaforme superconduttive. In questa foto vedete alcune delle facilities che dal giorno 1 Fermilab e i nostri partner portano insieme appunto per riuscire a raggiungere questo goal importante di combattere la decoerenza e costruire delle piattaforme per computing e sensing appunto di coerenza più elevata. Qui vedete appunto le nostre facilities al Fermilab, questi sono centinaia di milioni di dollari di investimenti appunto in tecnologie che erano adiacenti, ma che adesso vanno a essere importanti investimenti che possono avere una ripercussione anche sul campo del quantum. Quindi queste sono camere bianche per il trattamento di queste cavità superconduttive a radiofrequenza. Ovviamente uno dei nostri partner principali è Rigetti Computing. Rigetti è uno dei players maggiori nel landscape del quantum computing. Loro costruiscono processori quantistici come questo che vedete in questa foto, piattaforma superconduttiva, e sono quello che si chiama full stack, quindi vanno dalla costruzione del qubit dalla fabbricazione del qubit fino al deployment del processore quantistico. Quindi lavoriamo mano nella mano con Rigetti come nostri partner numero uno. Qui vedete altre facilities, criogenia, importantissima, ovviamente la nostra esperienza decennale in criogenia è cruciale per i test di queste strutture. Un'altra foto che vedete qui, questi sono i dilution refrigerators. Ne abbiamo diversi, sia a Rigetti che qui al Fermilab e in altri partners. Questo è un dilution refrigerator che si trova all'NFN, al Gran Sasso, sotto chilometri di Roccia, quindi l'INFN è un altro dei nostri partner. E qui vedete delle camere bianche per esempio per la fabrication di superconducting qubits del NIST. Anche il NIST, National Institute of Standards, partecipa a questa iniziativa. In realtà vi faccio vedere subito qui a glance quali sono i nostri players. Quindi Fermilab è appunto il leader di questo centro, Rigetti Computing, come abbiamo detto, è il nostro partner numero uno dal punto di vista industriale, il nostro partner numero uno dal punto di vista accademico è la Northwestern University, che si trova proprio qua accanto a noi ad Evanston e porta grande expertise dal punto di vista di professori molto rinomati dal punto di vista della superconduttività e della scienza dei materiali. L'Ames National Laboratory partecipa anche, loro sono molto focused
su scienza dei materiali e NASA e IMSS portano la loro expertise dal punto di vista delle scienze della computazione. Poi vedete tanti altri partner qui, quindi NIST, l'Italia partecipa al momento con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma abbiamo anche discusso con PISA e altri, potenzialmente l'ingresso di altre, di altre istituzioni appunto in questa collaborazione. Vedete tante altre università, Stanford, e poi anche altre industrie come Lockheed Martin, Goldman Sachs, interessate appunto dal punto di vista dell'applicazione. Quindi qual è il nostro goal principale? Vogliamo portare degli avanzamenti rivoluzionari nella coerenza dei sistemi quantistici. Abbiamo diciamo, cercato anche di quantificare, nel momento in cui abbiamo scritto questo proposal, diciamo, in maniera molto ambiziosa, dove, diciamo, dove siamo e dove potremmo riuscire ad arrivare in termini di sistemi di quantum computers. Qui vedete in questa mappa quello che ci prefiggiamo di fare. Quindi questi sono i leading systems all'oggi. È una mappa bidimensionale su cui abbiamo, diciamo, per spiegarla in maniera semplice, allora, su un asse c'è il limite della coerenza, quindi la qualità del qubit, sull'altro asse abbiamo la dimensione del sistema, quindi il numero di qubits. Ovviamente per spingere le performance, per riuscire a entrare in quello che si chiama appunto l'era del quantum advantage, dobbiamo spingere entrambe le cose, la qualità e la quantità. Io non sono un fan dello spingere solo per la quantità, che secondo me è una delle cose su cui il campo si sta concentrando anche troppo. Secondo me dobbiamo, quello che potremmo fare davvero dal punto di vista del miglioramento della qualità, può dare dei cambiamenti radicali dal punto di vista delle performance finali. Ed è questo che abbiamo cercato di quantificare in questa tabella. Quindi, ovviamente, quindi noi abbiamo detto, diamoci un goal concreto, diciamo che il nostro centro non farà soltanto dei miglioramenti, degli studi, ma che davvero si prefigge di costruire un sistema, un computer quantistico qui al Fermilab e di piattaforma 3D. E invece che aiuta Righetti, aiuteremo Righetti a spingere le performance dei loro computer quantistici a piattaforma 2D. Quindi per questo si vede qui che abbiamo delle tabelle con due colonne, una per i processori 2D e una per i processori 3D che chiamiamo SRF. E ci siamo prefissi degli obiettivi concreti per l'anno 3 e l'anno 5 dal punto di vista di diverse performance di merito di questi processori, appunto, dalla coerenza, che è qubit one lifetime, ma ovviamente quello che conta poi è anche il gate time, e quindi il rapporto di questa coerenza al gate time, e quindi gate fidelity, two qubit gate fidelity. Quindi abbiamo cercato di fare delle stime, però la cosa importante è appunto l'ambizione di dire questo è dove i leading system si trovano e questo è dove il nostro sistema, se abbiamo successo, dove ci potrà portare. Quindi parliamo non di cose incrementali, ma davvero di potenziali ordini di grandezza. Ok, di questo ne ho parlato. Questo è come siamo distribuiti geograficamente da costa est a costa ovest. Gli headquarters sono qui a Chicago. Sono qui in numeri, abbiamo cercato di quantificare più di 500 milioni in leveraging, di più di 500 milioni in previous investments in terms of facilities and expertise. Al momento dell'application eravamo 81 diversi PIs, leading experts in diverse discipline. 12 università e tante tante altre cose, quindi anche la partecipazione dell'Italia al momento con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quali sono queste facilities? Un po' l'ho menzionato, appunto, da Foundries, quindi A1 dobbiamo avere la possibilità di fabbricare questi dispositivi, quindi di avere una handle per cambiare i processi e per migliorare le performance, appunto, quindi portando dei cambiamenti drammatici alla fabrication di questi devices, sia 3D che 2D. Ovviamente 3D è qui alla Mecca, da noi al Fermilab, abbiamo non solo appunto camere bianche, ma abbiamo sistemi di elettrochimica, abbiamo fornaci molto avanzate che consentono di fare appunto diversi materiali sulla superficie interna di queste cavità, incluso appunto materiali bulk, ma anche films. Quindi questo dal punto di vista del 3D. Dal punto di vista del 2D ovviamente abbiamo accesso alle facilities di nanofabrication di Righetti, ma anche del NIST e anche qui della University of Chicago, la Pritzker Nanofabrication Facility. Quindi puntiamo molto sul capire le performance di questi materiali che vanno a costruire questi dispositivi e andare a informare i processi di fabbricazione in base a quello che vediamo.
di questo adesso ne parliamo un po' più in dettaglio. Questa è la leadership del nostro centro, abbiamo scelto di rappresentare nella top leadership, diciamo, in maniera broad, quelle che sono le istituzioni principali, quindi abbiamo il mio vice direttore e il professor Jim South from Northwestern University, molto famoso nel campo della fisica dei superconduttori, he's James Fritz Memorial, London Memorial Prize, un teorico molto famoso. Abbiamo dei chiefs che rappresentano, diciamo, tecnologia, scienza, ingegneria, quindi, e che vanno a rappresentare Righetti, NASA, Ames, e i trust leaders che vanno a guidare le diverse trusts, quindi la tecnologia, la scienza e quello che chiamiamo anche ecosistema. La nostra strategia, appunto, è non solo, io finora ho detto portiamo insieme delle facilities che sono uniche, sì, ma ovviamente quello che va portato è anche l'expertise, quindi per noi, no, abbiamo scelto dei PIs che sono degli esperti mondiali nel particolare nelle discipline che vanno a essere quelle chiave per spingere queste piattaforme 2D e 3D. Quindi, per esempio, io, Alex Romanenko, Sam Posen, cosa portiamo? Portiamo la nostra esperienza, noi siamo quelli che hanno spinto, hanno creato le cavità superconduttive a radiofrequenza con Q più elevati al mondo, sia nel regime di acceleratori ma sia nel regime quantistico, quindi portiamo grande esperienza appunto dal punto di vista dei materiali superconduttori sotto l'effetto di microonde, quindi che siano 3D o 2D comunque, diciamo, il problema è molto simile. Dalla Northwestern, per fare degli esempi, appunto South, come appena menzionato, ma Jens Koch, per esempio, è il primo autore, l'inventor nel paper del transmon qubit, quindi abbiamo addirittura le persone che sono andate a inventare alcuni dei dispositivi che oggi sono al forefront appunto di queste piattaforme. Da Righetti, dall'INFN, effetti di radiazione su superconducting qubits, esperti su algoritmi, QAST, insomma siamo andati a davvero a prendere, questo è solo un esempio, di esperti mondiali che portano, quindi ovviamente non si è esperti su tutto, si è esperti su un particolare settore, ma per esempio, per fare un esempio qui, Mark Hersam, esperto in l'interfaccia tra silicio e il niobio, quindi che va a essere molto importante per alcuni di questi dispositivi. Quindi cos'è che portiamo insieme? Portiamo insieme il laboratorio nazionale, appunto i laboratori nazionali, noi con la nostra expertise nei materiali superconduttivi, nei dispositivi a microonde, dispositivi superconduttivi a microonde, ma anche, quindi non solo noi abbiamo l'expertise nel capire e nello spingere le performance di queste strutture, ma anche nello scale up. Quindi quando noi andiamo a costruire un acceleratore che si basa su questa tecnologia superconduttiva 3D ha veramente delle grandi comunalità con quello che è un quantum computer oggi. Un quantum computer oggi è una specie di esperimento di energy physics e le comunalità qui ne listo alcune, per esempio sistemi di vuoto, appunto superconducting materials, devices, cryogenics, controls, magnetic shielding, thermal insulation, quindi non solo appunto la tecnologia che va a essere quella principe, ma anche la capacità che un laboratorio nazionale porta di avere ingegneri che per decine di anni hanno ingegneri e tecnici che riescono a costruire questi grandi acceleratori, queste grandi strutture complesse e riuscire a mantenere appunto questi tempi di coerenza molto elevati nonostante lo scale up sostanziale. Questa è la dimostrazione che era stata la base, diciamo, che ci ha guadagnato questo centro. Lo stato dell'arte, diciamo, in photon lifetime per piattaforma 3D dimostrata a Yale University era un millisecondo e noi siamo riusciti a spingere a 2 secondi, quindi abbiamo migliorato di un fattore di più di 200. E come siamo riusciti a fare questo? Quindi intanto abbiamo preso queste cavità superconduttive a radiofrequenza e per la prima volta le abbiamo portate da un regime di 10 alla 20 fotoni a un regime di un fotone dentro appunto questi dilution fridges che vedete in questa foto, che raffreddano a pochi millikelvin e ovviamente diminuendo la potenza che veniva mandata dentro queste cavità. Quindi siamo scesi a regime, quindi il regime in cui noi lavoriamo di solito è questo, e siamo scesi a un regime che è di pochissimi fotoni. Ed è una cosa molto interessante perché la fisica della superficie di queste strutture, che di solito noi abbiamo delle strutture che sono interamente di niobio, niobio è un superconduttore che diventa superconduttore sotto i 9 Kelvin, quindi da 2 Kelvin a scendere a 1 Kelvin c'è un regime in cui, diciamo, il Q migliora, quindi il photon lifetime migliora perché si continua a sopprimere quelle che si chiamano le quasi particelle, quindi
la componente che dipende dalla temperatura, cioè thermal excited quasi particles, ma poi si entra in un regime completamente diverso. Noi ci eravamo fermati a esplorare questo regime intorno a 1 Kelvin, ma abbiamo cominciato a esplorare questa frontiera appunto andando verso i 1000 Kelvin e a molta bassa potenza, e lì la fisica della superficie diventa molto diversa e molto ricca. Quindi, per dare un'idea, questa è stata la prima pubblicazione di Alex Romanenko e Dave Schuster per l'Università di Chicago, che hanno fatto vedere che prendendo queste cavità e facendo dei trattamenti diversi della superficie interna di queste cavità, il tempo di coerenza era super giù sempre lo stesso, ma nel momento in cui abbiamo anodizzato, quindi la nostra struttura è niobio e poi un ossido nativo di 5 nanometri e quindi avevamo sempre queste performance. Quando abbiamo anodizzato, quindi abbiamo aumentato questo ossido di niobio a 100 nanometri, abbiamo visto che le performance peggioravano decisamente. Quindi questo è stata una dimostrazione molto importante, perché ha fatto vedere in un sistema più semplice possibile che effettivamente quello che si chiamano le two level system losses, TLS losses, sono dominate dalle strutture amorfe, in particolare dall'ossido di niobio. La seconda dimostrazione è stata che siamo andati a rimuovere questo ossido di niobio, quindi vedete qui la struttura come queste cavità con l'ossido performasse da 10 alla 9 e quando andiamo a rimuovere l'ossido in situ con dei trattamenti termici particolari, andiamo a vedere che abbiamo questa dimostrazione che è un record mondiale di tempi di coerenza superiore ai 2 secondi. E quindi questo è stato, diciamo, questo per dare un esempio di come è importante per spingere, diciamo, la tecnologia e spingere l'avanzamento di questi tempi di coerenza, che si lavori mano alla mano dispositivi e materiali. Insieme a Righetti, appunto, ci prefiggiamo di fare questo. E Righetti porta comunque grande esperienza in quello che si chiama full stack quantum computing. E l'Accademia porta molta conoscenza di base dal punto di vista dei materiali e della fisica, che siano sia dalla parte del comprendere appunto le strutture, i materiali che andiamo a utilizzare, ma anche dal lato dell'applicazione. Quindi questo è quello che noi chiamiamo la S&T Innovation Chain. Andiamo a fare il lavoro che parte dalla scoperta a livello dei materiali e andiamo a fare l'integrazione, quindi dal capire la nanostruttura. Quindi noi studiamo la nanostruttura di questi dispositivi, andiamo a informare il costruire dispositivi a più alta coerenza e poi a integrarli in sistemi e piattaforme di quantum computing o quantum sensing fino all'applicazione. Quindi il centro porta insieme esperti che attraversano tutta questa che si chiama S&T Innovation Chain, tutta questa catena di innovazione. E qui, diciamo, è un po' una carrellata su quelle che sono tutte queste diverse discipline, diverse expertise, e questo è come siamo organizzati come centro. Abbiamo una trust che è tecnologia, una trust che è science, che lavorano in quello che si chiama co-design loop. Mi soffermo, visto che non ho molto, penso di avere 5 minuti, un po' su cosa fanno queste diverse aree di tecnologia e di scienza. Quindi sotto la tecnologia abbiamo due focus area, su uno è materiali, e come menzionavo prima, lì l'obiettivo principale è capire e mitigare i meccanismi chiave di decoerenza nelle cavità e nei qubit superconduttivi. Quindi prendiamo per esempio dei frammenti, prendiamo dei dispositivi, dei processori che vengono da Righetti, e andiamo a analizzare e fare degli studi di scienze dei materiali e di proprietà superconduttive con tutte le tecniche più avanzate possibili di caratterizzazione, e andiamo poi a trovare cosa c'è in queste interfacce, in questi materiali, e informare, diciamo, i processi di fabbricazione a Righetti per rifabbricare dispositivi di qualità migliore. Ecco, questo è spiegato meglio qui. Noi riceviamo questi dispositivi da Righetti, questi dispositivi sono fatti così, sono su base di silicio e poi sopra hanno niobio, hanno alluminio, hanno diversi materiali, quindi diverse interfacce. Noi andiamo a guardare per ognuno di questi con diversissime tecniche, che per esempio ne menzioniamo alcune qua, da transmission electron microscopy a temperature criogeniche. Quindi non solo andiamo a fare TM, ma andiamo a guardare alle temperature che sono rilevanti per l'operazione di questi dispositivi, a XRD criogenico, TOF-SIMS, anche temperature criogeniche, atom probe tomography,
terahertz spectroscopy, magnetico optical imaging, tecniche di magnetic resonance molto avanzate. Insomma, andiamo appunto a fare questa dissezione, per esempio come vedete qua con Focus Ion Beam, e poi andiamo veramente a fare il leveraging intanto di tante delle facilities del DOI. Per esempio andiamo a prendere le light sources, come per esempio ad Argon ci sono queste sorgenti di luce, o a SLAC, la linea Aquarian Line Source, che vanno davvero a darci queste tecniche molto avanzate per studiare le proprietà di questi materiali. E qui è un esempio, questo paper è già su Archive, ho dimenticato di mettere la referenza, ma questo è un esempio dove recentemente abbiamo scoperto per esempio l'esistenza di un nuovo tipo di precipitato in questi chip di righetti. Abbiamo fatto delle analisi appunto con Cryo TM e con Cryo AFM, siamo andati a trovare che quando raffreddi queste strutture, dei precipitati, come si vedono in questa foto, si formano e sono degli idruri. Sono degli idruri che si formano, quindi, e questi idruri non sono superconducting, quindi ovviamente vanno a danneggiare le performance. Quindi questo informa direttamente il loop a righetti, dove noi scopriamo l'esistenza di questi precipitati che sono nocivi e andiamo appunto a capire il perché, come modificare i processi per migliorare appunto queste prestazioni. Abbiamo anche degli studi molto importanti che vanno a dentro le nostre cavità, che hanno il Q più elevato al mondo, andiamo a inserire per esempio wafers anche di silicio per studiare il silicio sotto l'effetto di campi a radiofrequenza. E quello che andiamo a vedere, per esempio, proprio perché abbiamo delle sensitività che nessuno aveva prima, abbiamo scoperto in un paper che abbiamo pubblicato recentemente che il silicio è della purezza di quello che usano come substrato è di un ordine di grandezza peggiore rispetto a quello che il field QS si aspettava, e quindi che la base stessa del silicio su cui vanno a fabbricare questi qubits è molto dissipativa. Quindi questo è un esempio, questi sono alcuni degli esempi, diciamo, di come andiamo a utilizzare le nostre unique strengths per andare a migliorare le performance di questi dispositivi. Non ho molto tempo, però insomma qui è una carrellata dal punto di vista anche dei dispositivi, quindi un'area molto importante materiale, un'area molto importante dei dispositivi, dove poi andiamo a integrare per esempio appunto questi chips dentro le nostre cavità e poi da lì a fare lo scale up per un quantum computer. E poi inoltre abbiamo anche degli studi molto interessanti dove per capire le performance di questi dispositivi non solo facciamo questa cosa dei materiali che ho descritto, ma facciamo anche, passiamo dei chip che sono per esempio caratterizzati a righetti, poi li portiamo al NIST e li misuriamo al NIST, poi li portiamo al Fermilab e li misuriamo al Fermilab, quindi lo stesso chip misurato in diversi posti per fare un benchmarking e capire veramente se tutti misuriamo la stessa cosa, quindi facendo dei protocolli simili e andando a mettere ricca strumentazione per davvero riuscire a capire a livello di dispositivo che cos'è che conta. Questi sono i primi studi appunto dell'integrazione del qubit di righetti dentro le nostre cavità, che hanno dimostrato già ottimi tempi di vita. Queste sono alcune delle foto, insomma, dove vedete l'integrazione di questi qubit di righetti dentro le nostre cavità. E questo è questo studio del round robin, dove facciamo girare cavità e qubits dal Fermilab a righetti, al NIST, sottoterra, all'INFN Gran Sasso. Appunto, questo è un esempio dove sottoterra o above ground vogliamo studiare l'effetto di radiazione della radiazione cosmica su questi dispositivi. E questa è la piattaforma che stiamo sviluppando. Di nuovo appunto andiamo a capitalizzare su milioni e milioni di dollari in investimenti al Fermilab. Questo è un frigo che ha una dimensione di più di 3 metri in diametro, potete vedere qui in scala, non so, insomma, una persona all'altezza così, insomma, questo è una cosa enorme, è un frigo enorme che si attacca a un cryoplant. Quindi andiamo a utilizzare adesso, a fare il repurposing di questo oggetto per portarlo a temperature di 1000 Kelvin. Quindi logico, questo oggetto funziona a circa 2 Kelvin, investiamo un po' di milioni di dollari per portarlo a 1000 Kelvin e diventerà il frigo a 1000 Kelvin più grande mai costruito, quindi più grande di quello che per esempio sta costruendo l'IBM. Per noi è una cosa semplice perché siamo comunque un laboratorio nazionale che ha questa infrastruttura già dai tempi del Tevatron. E grazie a questo appunto spero di aver dato l'idea di come stiamo avanzando sia la coerenza che il system size per cercare di spingere a un sistema diciamo migliore rispetto a quello che sia stato costruito fino all'oggi. Non ho tempo di parlare di questo, ma c'è anche un'area molto importante del centro che guarda il quantum sensing, quindi a utilizzare questi dispositivi per andare a cercare a fare il sensing, quindi come detectors, come
come rivelatori, per, in particolare per la nostra missione di fisica delle particelle, per cercare per esempio dark matter, quindi materia oscura e particelle elusive. Abbiamo un gruppo molto avanzato dal punto di vista degli algoritmi che guardano, che hanno fatto una mappa di come l'evoluzione dei nostri sistemi di hardware potrà consentire diverse applicazioni o nella fisica delle alte energie o nella fisica dello stato solido. E infine vorrei dire che abbiamo una parte del centro che si occupa moltissimo anche del quello che si chiama l'ecosistema. Quindi il DOI ci tiene molto a sincerarci che non, comunque, anche se questi centri sono molto grandi, noi lavoriamo molto vicino per esempio agli altri quattro centri che sono guidati rispettivamente da Berkeley, da Berkeley Sandia, da Brookhaven National Laboratory, da Oak Ridge e da Argonne. Quindi lavoriamo tutti e cinque insieme come un'unica iniziativa di National Quantum Information Science Research Centers, e inoltre abbiamo una task force che guarda anche al bridging con le altre iniziative quantum per, diciamo, avere il massimo impatto dell'ecosystem. E una parte molto importante è anche il workforce development, quindi abbiamo dei programmi dedicati per internship, fellowships, summer schools, che guardano appunto al training di questa nuova generazione. Al momento noi supportiamo un centinaio di studenti e postdoc soltanto con il nostro centro SQMS. E la nostra visione è appunto di costruire nuove facilities, quindi al Fermilab stiamo sviluppando un nuovo laboratorio, quindi all'oggi abbiamo un laboratorio che vedete in queste foto che ha già due dilution refrigerators a Fermilab, dove riusciamo a misurare diverse cavi di 10 qubits, e stiamo aggiungendo un nuovo laboratorio che avrà altri sei dilution refrigerators. Questi sono della Blue Force, i più grandi che esistono commercialmente, più ovviamente questa grandissima piattaforma unica. E inoltre stiamo anche costruendo una nano fabrication facility qui on site al Fermilab per riuscire a fare superconducting qubits, a fabbricare superconducting qubits qui on site. Ok, quindi con questo concludo. Abbiamo una missione molto, molto ambiziosa. E c'è secondo me un grande potenziale per groundbreaking discoveries in field quantum information science, in particle physics, in material science, e devo dire che è stato veramente per me davvero un onore, una gioia lavorare con questo, diciamo, con questa collaborazione così ricca di background, che davvero è la ricchezza e la forza di questa collaborazione. Grazie. Perfetto. Allora, grazie mille Anna di questa interessantissima e, diciamo, stimolante presentazione, soprattutto appunto per le numerose attività che avete messo in campo per raggiungere questi obiettivi molto challenging. E allora, ora è aperta una sessione di domande e ovviamente non vogliamo rubare troppo tempo ad Anna, ma insomma, se ci sono domande e curiosità da parte degli spettatori, come dicevo, potete presentarvi o alzando la mano oppure intervenendo direttamente. Vedo intanto il professor Macucci che ha alzato la mano, quindi gli lascio la parola molto volentieri. Che gioia vedere il professor Macucci. Salve, adesso... Grazie di questa interessantissima presentazione. Io ho una curiosità: quando hai fatto vedere il discorso dei qubit 3D dentro le cavità che operano utilizzando molteplici livelli, mi chiedevo, per indirizzarli singolarmente è necessaria una forte anarmonicità, immagino assai più forte di quella che serve per i transmon normali, perché bisogna riuscire a separare tutti questi diversi livelli tra loro, immagino con impulsi di frequenza diversa. Questa è un'ottima domanda. Sì, è vero. Allora, al momento noi usiamo il transmon qubit e questo sembra essere sufficiente come livello di anarmonicity per la piattaforma qubit. Per il qubit, quando andiamo a avere tutti questi altri livelli, è vero che potrebbe servire di più, e stiamo guardando anche altre potenziali avenues, come per esempio fluxonium e altri potenziali elementi di non linearità. Sì. Quindi questa è una direzione importante di ricerca. Grazie. Mi sento un po' sotto interrogazione perché Macucci è il mio professore di nanoelettronica, spero di aver risposto bene. Sì, grazie. Ok, grazie mille. Allora, vedo un'altra domanda, Elia Strambini può prendere la parola. Salve, sono Elia, e tanto grazie Anna della grande carrellata che ci hai fatto di informazioni.
in quest'oretta e avevo un paio di curiosità che mi sono venute seguendo la tua slide. Una, magari te ne dico tutte e due, poi scegli te. Una, ho visto dalla tabella che hai mostrato che i tempi di gate nel qubit 3D sembrano molto superiori a quelli del qubit 2D, in cavità 2D. E volevo capire perché, e poi pare che, diciamo, almeno nella vostra proposta avete mostrato che volete migliorarlo di quasi un ordine di grandezza nei 5 anni, questi tempi di gate. E sapresti dirmi qual è più o meno il principio fisico, come si possono migliorare questi? Vedi, gate time in nanosecondi, c'hai adesso parti da 50 per i 2D contro un 2000, ah no, un 100. E 2000 sono per l'SDF alfa. Sì, okay. Questo diciamo è un po' lo, ovviamente è un po' lo svantaggio del 3D. Il gate time, se noi cerchiamo di, noi vogliamo un time integrato, quindi questo qubit 1 lifetime è il time integrated del transmon più la cavità, giusto? Quindi deve essere un interplay, quindi più è accoppiato, più il transmon è accoppiato con la cavità, più è facile, appunto, più velocizziamo l'operazione, però allo stesso tempo questo abbassa, perché il transmon ha un tempo di vita minore rispetto al 3D. Quindi da una parte noi vogliamo accoppiarlo il meno possibile dal punto di vista del tempo integrato di coerenza, dal punto di, a meno che non riusciamo a sviluppare un transmon che viva per esempio millisecondi o anche sopra millisecondi, ok? Quindi è, diciamo, un trade-off che è un'ottimizzazione, quindi noi lavoriamo proprio a questo al momento. Al momento la prima cosa che abbiamo fatto è semplicemente abbiamo inserito questo transmon dentro la cavità con un certo livello di coupling. Adesso stiamo vedendo se questo livello di accoppiamento, diciamo, va bene o se va migliorato e va ottimizzato, ma i due parametri, diciamo, principali di ottimizzazione sono questi. Quindi da una parte, se accoppiamo troppo, il tempo di vita overall scende, perché al momento disponiamo di transmon qubits che vivono circa 20-40 microsecondi, però se lo tiriamo troppo fuori poi l'accoppiamento è debole e quindi il gate time peggiora, va bene? Quindi questo è, diciamo, un po' il landscape, quindi dipenderà tutto da questa ottimizzazione, che può essere fatta in diversi modi. Quando uno è spinge a migliorare comunque il tempo di vita del transmon, l'altra è, diciamo, al momento io ho fatto vedere che noi utilizziamo questa particolare geometria che vedete qui, ecco, questa è la geometria, diciamo, è una cavità ellittica e vedete il transmon qubit, e quindi noi attacchiamo, questa è una barra di silicio, alla fine di questa barra di silicio c'è un transmon qubit, quindi semplicemente questo viene messo dentro questa cavità e l'accoppiamento quindi dipende per esempio dalla lunghezza di questa barra. Però nulla vieta che nel percorso di ottimizzazione si può cambiare completamente la geometria e come appunto andiamo a accoppiare questo transmon con la struttura 3D. Ok, sì, chiaro. E non ci sono modi di invece detunare il qubit e tunarlo e accoppiarlo solo quando devi fare operazioni di gate? Questo sarebbe più complicato, immagino, per i vostri sistemi. Sì, questa è una domanda interessante. Sì, diciamo, sì, potrebbe anche essere una direzione. Ok, grazie per le risposte. Grazie. Grazie Lia, lascio ora la parola a Fracasso Michela, che avevo alzato la mano. Buonasera, innanzitutto grazie per l'intervento e poi vabbè, la mia in realtà è una curiosità abbastanza banale rispetto alle domande precedenti, però volevo sapere se è stato testato solo il niobio come materiale superconduttore oppure sono stati fatti test anche su altri tipi di materiali. Per la piattaforma 2D o 3D o entrambe? Entrambe. Entrambe, ok. Allora, per la piattaforma 3D, no, ci sono diversi materiali. Per esempio, per la piattaforma 3D, il gruppo di Yale per tanti anni ha portato avanti più, per esempio, l'alluminio. L'alluminio ha una temperatura critica più bassa rispetto al niobio, un Kelvin circa, però comunque a le temperature di 1000 Kelvin va bene.
E l'alluminio è una cosa che noi portiamo al niobio come nostro, diciamo, heritage, questa è la struttura che abbiamo studiato di più, ma l'alluminio diciamo, lo stiamo studiando anche, infatti in alcune di queste foto che ho fatto vedere, una delle cavità, e sembra essere promettente. Diciamo che la ricerca sui materiali in generale, per darti una risposta più generale, 2D o 3D è importantissimo. Per esempio per 2D è stato mostrato recentemente che il tantalo, invece che usare niobium pads, usare c'è una pubblicazione di Princeton che fa vedere, e poi seguita da anche dei gruppi in Cina, che se si usano i pads di tantalo invece che niobio, sembra che la coerenza migliori in maniera sistematica. Questo noi, per esempio, lo attribuiamo, ci crediamo e lo attribuiamo al fatto che, come abbiamo fatto noi vedere in maniera chiara, che l'ossido di niobio è molto dissipativo. Quindi c'è per risponderti, c'è molta ricerca su diverse direzioni di materiali. E sicuramente sarà uno dei nostri punti chiave. Quindi per 2D stiamo guardando a sostituire appunto... magari tenere niobio, ma sostituire con, invece di avere l'ossido, sostituire con un materiale che prevenga la ricrescita dell'ossido di niobio. E per le strutture 3D noi stiamo adesso facendo il commissioning di una fornace di grandissima scala, che è alta 2 metri, che riuscirà a fare sia atomic layer deposition che chemical vapor deposition di diversi materiali su queste strutture 3D. Quindi andremo a guardare altri materiali appunto che possano avere magari ossidi migliori per riuscire a passare. Allora, noi abbiamo dimostrato secondi facendo questo in situ bake, quindi riusciamo a avere delle strutture che non hanno questo ossido, però comunque investigare altri materiali è importante comunque, soprattutto perché quando vai a fare l'integrazione comunque con l'elemento di non linearità devi comunque, non devi necessariamente, ma comunque diciamo, c'è sempre il rischio di una riesposizione all'aria che possa riossidare la struttura, quindi rimane importante la ricerca di materiali alternativi anche per le strutture 3D. Grazie. Ok, allora, non so se ci sono altre domande, nel frattempo giusto una curiosità e poi... ringraziamo ovviamente Anna del tempo che ci ha dedicato. Immagino che, come anche detto all'inizio, a livello mondiale ci sia una corsa verso questo tipo di tecnologie, visto appunto le possibili ricadute che può avere nell'ambito applicativo. Che tu sappia, quali sono i vostri principali concorrenti, diciamo, a livello internazionale su questo ambito di ricerca, sullo sviluppo di questi supercomputer o quantomeno sull'arrivare, fra virgolette, in un certo senso, prima a maneggiare, ecco, e avere diciamo, il know-how sulla tecnologia. Ah, io penso che... le informazioni che girano, ecco, ovviamente. Insomma, per quello che si sa dal punto di vista degli investimenti, ma anche, diciamo, che si traduce anche in numeri di papers, penso che e ovviamente il rivale numero uno per gli Stati Uniti sia la Cina al momento, che ha investito più di 10 billions. Appunto, secondo me si vede, è noticeable dal punto di vista dei papers, degli achievements che ci sono, e anche dal punto di vista delle assunzioni. Insomma, io ho assunto adesso recentemente, appunto con questo nuovo centro, circa 40 persone, e combattevamo sempre con Alibaba e altri, quindi si vede dove sono i grossi centri. Con l'Europa, io dico, ci sono anche investimenti importanti, però mi sembra che gli Stati Uniti con l'Europa abbiano un buon rapporto collaborativo, diciamo, è una cosa che noi stiamo cercando di spingere. Per esempio, i nostri partner Rigetti sono loro che stanno costruendo il primo computer, hanno il contratto per costruire il primo computer quantistico in UK, proprio fatto da Rigetti, quindi hanno adesso anche headquarters lì, quindi diciamo con gli UK c'è un rapporto molto forte, e noi con l'Italia abbiamo un rapporto molto forte, ovviamente. Quindi io penso e rimango sempre molto credente del fatto che la cosa più importante per il progresso tecnologico è open science. Sì. È open science, quindi diciamo, rimango speranzosa e spingeremo sempre per essere aperti dal punto di vista della pandemia. Quello è chiaro, però purtroppo ci sono alcune tecnologie che magari sono molto sensibili per alcuni aspetti, e quindi c'è la tendenza un po' a correre e avere per primi, diciamo, in mano la tecnologia stessa. E ho notato anche un'ultima cosa, che comunque sia c'è la possibilità di avere
posizioni presso i vostri laboratori, anche per i giovani ricercatori oppure chi voglia fare un'esperienza presso le vostre strutture in, diciamo, attività molto all'avanguardia. Quindi ho visto da quello che ci ha raccontato. Quindi possiamo chiaramente diffondere anche all'interno delle nostre strutture, per soprattutto i giovani ricercatori, possibilità di venire a fare un'esperienza presso la tua struttura, immagino. Assolutamente sì, quindi rimaniamo in contatto, perché questa è una cosa importante, perché noi abbiamo questi summer internships, no, ovviamente sono di parte, ma gli studenti italiani rimangono tra i migliori che noi abbiamo mai assunto. Abbiamo per esempio assunto adesso un ragazzo che viene proprio da Pisa e sta facendo adesso il dottorato con noi, quindi tante possibilità tra dottorati, tra posizioni, diciamo, di full staff, tra internships, e quindi rimaniamo disponibili per lavorare insieme. Ok, perfetto, molto interessante come informazione, e appunto quindi è importante tenere il contatto per appunto poterti eventualmente fornire validi giovani sia per la loro formazione che per il contributo che possono dare a questa attività. Allora, se non ci sono altre domande, vedo che non ci sono altre Devo scappare al prossimo meeting. No, ci mancherebbe. Ti ringraziamo molto per il tempo che ci hai dedicato, e volevo solo ricordare a tutti che il prossimo meeting sarà tra 2 settimane, sarà tenuto dal professor Sanguinetti dell'Università di Pisa sulle MIMO Technology for 5G and Beyond. Io saluto tutti, ringrazio di nuovo e saluto Anna per la partecipazione, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie.